E allora Eugenio, intanto un saluto, finalmente ti ritrovo a casa. Vabbè, finalmente, dopo un po' di... Che fai? Perché piangi? Sto asciugando le lacrime. Perché piangi, Eugenio? Diccelo a noi che siamo tuoi amici. No, le lacrime sono per la perdita che ho subito ieri sulle cripto, che è stata una mazzata, perché io faccio trading sulle cripto, quindi non è, ma poi saliranno, no, no, sono soldi persi, perché non Quindi, lo posso insomma, fare. noi Ho sui derivati, quindi persi, non c'eravamo lucro lasciati, neanche. Eugenio, c'eravamo lasciati, no, sul Bitcoin che dicevamo 7 giorni fa, insomma, giovedì scorso, che potevano essere, no, un'occasione di acquisto, no, la debolezza, insomma, che aveva registrato e che aveva portato appunto al Bitcoin sotto i 50.000, intorno in area 40, 45, adesso non ricordo. Ti fai riferimento a quella riflessione che abbiamo fatto 7 giorni fa, immagino. Sì, non solo, è che appunto operando con strutture derivate, poi quando Ah, aumenta la certo. volatilità, cioè è dura, eh. Ieri è veramente stata una giornata campale e ho salvato il salvabile perché sono un professionista, se no andava a zero il mio conto, se non fossi stato lì a salvare salvabile, perché quando aumenta la volatilità e operi soprattutto sulle opzioni, i margini aumentano improvvisamente perché è successo il finimondo, ricordiamoci qui, Musk fa ridere, ormai Musk non se lo fila più nessuno sulle criptovalute, cioè se dice una cosa a questo punto probabilmente succederà l'opposto. Ieri è accaduta una cosa grave, non è giusto dire grave, ma molto importante della questione della Cina. E sappiamo che la Cina di fatto limita l'utilizzo ha detto che lo limiterà ulteriormente l'utilizzo di criptovalute, Eh sì. ma stranamente la Cina è il primo miner di criptovalute e non lo puoi fare senza l'aiuto del governo. Quindi il governo, da una parte, dice no, qui non si può utilizzare, dall'altra consente, e quindi di fatto c'è di mezzo anche il governo, consente a grossi operatori di dare l'energia per fare mining di criptovalute. Cioè fa come Questo la qui. Russia, no? Che produce il proprio vaccino, lo Sputnik, ma poi non lo usa, lo vende e non lo utilizza, praticamente. Ecco, e le motivazioni sono molto simili, cioè la Russia lo usa come politica estera. Potrebbe essere che la Cina, che cerca sempre di vedere lungo, e del denaro alla Cina non gliene frega niente, perché tanto anche lei con la banca centrale ne può produrre all'infinito, non è la mentalità del governo cinese, non è capitalista, non è economista, è egemonista. Quindi dove può cercare di controllare ci va, e quindi evidentemente l'obiettivo è di avere il controllo di qualche mercato di criptovalute. Non mi viene altra cosa in mente, se non questo, perché veramente sembra assurdo. Cioè, fatto da un governo che ha mire economiche, non avrebbe mai fatto una dichiarazione come quella di ieri. Se invece c'è un governo che ha mire egemoniche, allora la dichiarazione di ieri ha un senso. Peraltro analizzavamo anche, no, qualche ora fa le dichiarazioni. Hai appena detto che ormai Musk non se lo fila più No, nessuno, d'accordo. sulle cripto no, poi Sulle sull'altro certo. Però ha perso insomma, la dato faccia. che ne avevamo anche ragionato insieme, no, sulla storia che i Bitcoin producono, inquinano, no? E siamo andati a vedere attraverso alcune ricerche, forse l'hai vista anche tu, no? Che Sì, per l'ho fare mining di cripto insomma, spendono 130 terawatt all'ora. E la Disney World in una situazione normale ne spende una sola, 1 terawatt Sì. all'ora, Google ne spende 12 all'ora, quindi insomma stiamo parlando di effettivamente numeri impressionanti, se vogliamo. No, ma certo, sono numeri impressionanti, ma che tenderanno intanto a diminuire. Allora, intanto se si fa la ricerca, andate a vedere il principale utilizzo di fonti sono rinnovabili per i nodi della blockchain del Bitcoin. Andate a cercare e vedrete che si usa soprattutto energia idroelettrica, energia solare e eolica. Detto Insomma, il combustibile questo, fossile è stato un po', ha sparato un po' troppo alto, perché si è parlato addirittura di combustibili fossili. È anche, cioè, no, certo, ma è minoranza, però anche qui sarebbe, minoranza, ok. non abbiamo, cioè, se no poi parliamo solo di questo. Però ecco, sarebbe da approfondire la questione. Detto questo, i Bitcoin oltre 21 milioni non ne minano, quindi finite i Bitcoin, l'utilizzo di energia anche per l'energivoro Bitcoin è ridotto drasticamente. Drasticamente. Non solo,
Ethereum, come altre criptovalute, Ethereum va dalla proof of work verso la proof of stake, cioè una blockchain che ha bisogno di molta meno energia. E ci sono già una serie di criptovalute, tra cui, aspetta, adesso mi viene in mente, ti vediamo provato, in effetti ce n'è una importante di criptovaluta che già sono partiti solo con la proof of stake, cioè solo con il fatto di dimostrare la proof of stake, vuol dire prova di interesse, cioè sostanzialmente alla fine c'è bisogno di molta meno energia per gestire quella blockchain. Ecco, tanto l'hanno capito, e non è che non l'abbiano capito, e anzi già si parla già che potrebbe esserci per i miners dei bitcoin, che sono quelli che hanno bisogno di più energia, sì, che gli si darà una maggior remunerazione se dimostrano di utilizzare energia green. Sono già corsi ai ripari. Chiaro, beh, insomma, poi questa era una tendenza abbastanza, non dico prevedibile, però effettivamente, poi insomma, ne avevamo anche parlato, secondo me, nelle settimane scorse di questo aspetto. Intanto ti arriva una battuta dell'amico Roberto e dice: per Eugenio, se nel 1951 Truman avesse ascoltato MacArthur, qui si va a ripescare insomma personaggi del passato anche importanti, ora forse il problema cinese di Eugenio non esisterebbe. Io non so se il tuo problema è proprio la Cina, ma in effetti è uno dei motivi che hanno generato quella giornata di campale, insomma, che ci hai raccontato poco fa. No, beh, certo. Comunque adesso poi torniamo alle altre cose. La Cina sarà un grosso problema per i prossimi decenni o secoli per tutti quelli che non sono cinesi, è solo questione di tempo. Basta, studiatevi la storia della Cina e capite la mia affermazione, studiatevi la storia della Cina, che è millenaria, eh? No, vabbè, ma ci mancherebbe. Poi magari, anzi, coglieremo una prossima occasione per approfondirlo, dato che comunque sì, con te è sempre un piacere andare su più fronti. Però ovviamente anche da casa c'è l'attenzione sulle cripto, continua a essere alta. Ad esempio c'è Fiorentino che prima ci aveva chiesto due titoli stranieri che con Alessandro Aldrovandi non affrontiamo. Però dice: in seguito al crollo di ieri delle cripto, dopo notizia della Cina, e a questo punto Eugenio che cosa consiglia? Dice, perché lui ad esempio dice: vorrei entrare con un ETF sulle cripto e blockchain, che faccio? Aspetto oppure no, entro? Io entrerei, ma ovviamente non entrerei con noi non sappiamo la portata di un ribasso fin dove possa finire. Per le mie strutture cicliche, ma sono strutture probabilistiche, io mi aspettavo un possibile minimo entro la fine di maggio o inizio giugno, non con ribassi di questo tipo che non sono preventivabili e chiunque lo dica è un ciarlatano e dice delle gran stupidate. Non puoi prevedere dei ribassi di questo tipo perché sono frutto di dichiarazioni importanti di un governo. Però dal punto di vista dello scarico ci stava uno scarico. Io mi aspettavo uno scarico più verso 45.000, ecco, qualcosa del genere. Quello sì ci poteva stare, ma uno scarico addirittura 30.000, anzi ha fatto poco sotto, no. Per me, io lo dico, se non ne avessi già, per me questo è un momento di incominciare, per chi non è ancora iniziato, iniziare ad accumulare. Dove accumulare vuol dire ci voglio mettere 5.000 euro, ce li metto subito adesso. Sì. Fa un pack, mettiamolo un pack, ci mette ogni volta che vede un ribasso dai massimi del 20, 25, 30%, ci mette una piccola fish. Ma ogni volta lo deve fare, cioè, anche nei prossimi anni, ogni volta che vede un picco e dal picco fa una correzione tra il 20 e il 30%, ci mette una fish. E qui ci siamo, perché ha fatto altro che il 30%, era oltre 60.000, però se vogliamo prendere l'ultimo swing è stato da 52.000, grosso modo 30.000. Ecco, secondo me sì, una piccola dose io la metterei. Tra l'altro ci sono degli ETF, ETP meglio, che sono quotati in Svizzera e a Zurigo e a Francoforte, che hanno un mix di criptovalute. Andateli, cercateli, quindi quelli hanno già un mix, quindi vi proteggono anche con la diversificazione anche. Senti, invece, tornando ai mercati, che cosa ti aspetti? Insomma, è il momento effettivamente di una correzione, è il momento di in qualche modo scaricare, che è quello che ci hanno mostrato ieri, nonostante poi c'è stata una breve ripresa, oppure la situazione è ancora, diciamo così,
Scusate, mancava da un po', insomma, il mio starnuto quotidiano in diretta. Dicevo, oppure è una semplice situazione temporanea, complice appunto la Fed che prima dice una cosa e poi ne dice un'altra nel giro di poche Allora, qui cominciamo a vedere un po' di numeri. Allora, cominciamo ore. Condividi un po' le tue. dalla Ok, storiella dell'inflazione. L'inflazione non è un problema, ve lo dimostro. ok. Questo chi lo dice, tu o la Fed qui? Questo lo dice il Bureau of Labor Statistics. Ok, allora ci fai l'analisi, prego, prego, scusami Guardate, Eugenio. guardate qual è la prima voce. L'inflazione un anno è salita del 4,6%, ma la prima voce cos'è? Leggete energy. Scusate, dunque, era il dato di aprile. Quando è che ha fatto il minimo il petrolio? Ad aprile Ad l'anno aprile, scorso. sì. Ecco perché il dato è così alto. C'è un dato altissimo dell'inflazione. Certo, è perché hanno fatto i minimi, gli energetici, esattamente un anno fa. Poi non vuol dire che non ci sia inflazione, ma non è così preoccupante. Bisogna saperli leggere i dati. Quindi chi segue la massa senza andare a fondo con un occhio statistico, non vede queste cose macroscopiche. Quindi non è vero che c'è un grosso problema dell'inflazione. C'è un problema dell'inflazione, ma non è legato alle materie prime, non è legato a questo 4,6%. C'è un Sì. problema, e ve lo faccio vedere che darà problemi ai mercati, che è wage, le paghe. Queste sì sono in aumento, ma se io do sussidi di disoccupazione a destra e manca e do soldi a pioggia, è chiaro che i lavori a più basso stipendio non vengono coperti. Perché uno dice: ma me ne sto a casa, prendo un po' meno di sussidio, ma non faccio un tubo. Questa è inflazione. Ma questa inflazione la si governa velocemente. Non c'è bisogno di fare tapering, basta ridurre i sussidi. Non i sussidi, in realtà non è solo questione di sussidi, e sono tutto ciò perché i sussidi sono rimasti più o meno uguali, ma li hanno allargati. In più lo Stato americano e anche europei hanno dato altri aiuti che hanno aiutato le persone più deboli. Purtroppo tra i più deboli c'è anche gente che dice: vabbè, me ne sto a casa, non prendo il lavoro, mi prendo un po' di sussidio e tutto il resto. Ecco, quando questo tutto i sussidi li tieni, ma tutto il resto glielo togli, e questi vanno a lavorare, e questo numero scenderà. Tra l'altro vedete che è vero che è stato un livello molto elevato di crescita, ma c'è stato anche nel passato, non con una rapidità così elevata, e probabilmente crescerà ancora nei prossimi mesi, ma molto ripido. È veramente molto ripido. Questa è la vera inflazione, questa, ma è tutto frutto della liquidità. Poi c'è un'altra inflazione, certamente, che però rientrerà, che è legata al fatto che gli approvvigionamenti delle aziende, è uscito proprio un dato stamattina come si dice, sul costi, cioè l'inflazione industriale sostanzialmente. Sì, l'indice dei prezzi alla produzione, dici? Esattamente, l'indice dei Ok. prezzi alla produzione che è in salita in tutto il mondo, ma perché ci sono problemi di approvvigionamento ancora legati a una riduzione del lavoro legato al fatto che hanno lavorato meno a causa Covid, a un aumento delle materie prime, a un aumento soprattutto dei costi di trasporto. E questo ha creato problemi di approvvigionamento che adesso si vedono su quell'indice, ma probabilmente non durerà molto. Quindi l'inflazione è facilmente governabile. Quindi rientrerà. Ora, ritorno alla tua domanda, e qui vediamo i mercati. I mercati correggeranno? Probabilmente sì, molto probabilmente sì, dopo i dividendi. E qual è la motivazione? Non l'inflazione, ma la motivazione è che o le banche centrali continuano a fare espansione monetaria enorme, ma il tapering non vuol dire riduzione monetaria, il tapering vuol dire minore espansione monetaria, ricordiamoci. L'espansione Sì. va avanti, ma la riduco, questo è il tapering. Ora, cosa succede? Ci sarà probabilmente una correzione dei mercati dopo i dividendi, perché una parte dei dividendi non andranno all'economia di carta, cioè non rientreranno nei mercati finanziari, ma serviranno per l'economia reale, perché c'è un eccesso di risparmio legato al fatto che ci sono stati dati una quantità di sussidi a pioggia di tutti i governi, dal fatto che molta gente, la stragrande maggioranza, non poteva utilizzarli per i consumi, per i lockdown vari nei vari mondi che non sono ancora finiti, e quindi c'è una quantità di risparmio bloccato che è andato ha inondato i mercati finanziari. Ora, questa onda enorme che fa sì che ci siano titoli, non criptovalute, titoli che sono quotati come tulipani, Sì. titoli che hanno valore di tulipani,
rientreranno perché ci sarà meno denaro per l'economia di carta e più denaro per l'economia reale, perché aumenteranno i consumi. E questo è denaro che non va in finanza, va nell'economia reale perché serve per oliare i meccanismi di economia che ci sia del denaro che viene continuamente scambiato, non sui mercati finanziari, viene completamente scambiato tra i vari fornitori produttori dell'economia reale. Ecco, solo per questo, per un semplice meccanismo logico e naturale dell'economia, i mercati è probabile che correggeranno, certo, ma solo per questo effetto. Se poi ci sarà anche il tapering, allora ci sarà un ribasso forte, ma io non credo che ci sarà per quest'anno il tapering, anche se la Banca Centrale Canadese sappiamo che, Eh se non sì. Esatto. sbaglio, da giugno inizia, l'ha già dichiarato, ma se non sbaglio inizierà da giugno. Quindi va in quella direzione, ma è un piccolo tapering quello della Banca Centrale. Però i motivi che vi ho detto sono più strutturali. Quindi per me il Nasdaq ha fatto il massimo, l'S&P probabile, l'Europa onestamente. Guardate che brutto movimento, che strano movimento che ha fatto, cioè guardate veramente questo qua è un movimento difficile, eh? Minimo a inizio maggio, massimo, minimo il 13, massimo, minimo ieri. Questo è un mercato che dice, beh, non ce la faccio più, faccio fatica. Però per l'Europa io non mi stupirei se l'Europa mantenesse una forza relativa superiore all'America, perché l'America è ancora sulle stelle, vi faccio rivedere dov'è l'S&P 500 rispetto al pre-Covid. Questo Sì. è il massimo pre-Covid, guardate dove sta lo SpaceX e non è il Nasdaq, sto facendo vedere l'S&P. È una cosa veramente una cosa assurda, verrà ricordata come una cosa come i tulipani, ma adesso ancora molti non se ne rendono conto, ma questi sono tulipani, sul Nasdaq ancora di più, quindi rientrerà probabilmente questo eccesso. Questo, visto che l'Europa invece è molto più distante, l'Eurostoxx ha solo fatto dei massimi poco sopra il pre-Covid, quindi non è detto che un po' di denaro invece ci sia un cambiamento di investimento, quindi magari un po' di denaro esce dall'America e va magari verso mercati europei, italiano o altri mercati che sono molto più distanti o comunque sono poco sopra la fase pre-Covid e molto distanti dai massimi precedenti. Quindi l'affermazione, mercato americano ha fatto i massimi, molto probabile sì, Europa ha fatto i massimi, non mi pronuncio perché potrebbe magari dopo una correzione anche riprendersi l'Europa, ma è una mia ipotesi. Se poi c'è il tapering, ciao massimi, se c'è il tapering, ciao, salutate i massimi e vi consiglio di cominciare a comprare put sui vostri portafogli, come già fanno gli investitori istituzionali, perché il put call ratio, ve lo dico, è in chiaro aumento, ve lo faccio vedere, dovrei averlo preparato, guardate il put call ratio, ieri è andato sopra 1. Questo è il put call ratio total, cioè quello che tiene conto di indici, azioni, sull'S&P, principalmente sull'S&P 500, Sì. ieri è andato sopra 1, vedete che è il massimo a 6 mesi. In America c'è la corsa alla protezione. Eh beh, insomma, questo deve dirci, inevitabilmente deve dirci qualcosa. Io volevo mostrarti quasi con fierezza, insomma, il mio cigno che ho disegnato sul FTSE MIB guardando un grafico M5, sia la seduta di ieri sia quella di oggi, ma d'altronde, insomma, è a conferma di quello che dicevi tu, che è un movimento oggi, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane sicuramente, ma anche oggi non ha ben chiaro dove andare. Siamo partiti positivi, un po' di lateralità, poi è andato giù, poi ha provato a risalire, poi ha fatto un nuovo minimo intraday, adesso sta provando a risalire. Quindi, insomma, la Fatica. situazione è questa. Ma volevo chiederti, al di là del Sì. cigno, Eugenio, prima di salutarci, in virtù del ragionamento che abbiamo fatto dell'inflazione, in virtù del ragionamento che abbiamo fatto del Bitcoin e dei mercati, della liquidità, insomma, della correzione e dei dividendi, ma del gold, che cosa dobbiamo farne? Noi oggi abbiamo provato a titolare Old but still gold again. Però anche lì, insomma, ad esempio adesso sta tornando giù di nuovo, sembrava che potesse riavvicinarsi in area 1900, adesso sistemo il grafico, ma sicuramente adesso ci farai vedere qualcosa tu. E in effetti anche da casa si domandano che ci devono fare, insomma, tu che dici? Allora, dico adesso vi faccio vedere, penso di dover rimettere in condivisione. No, è ancora in condivisione. Perfetto. E questo è il gold Eccolo. settimanale. Ricordiamoci che l'oro, alla faccia del fatto che non è proprio direttamente correlato con gli indici azionari, sale dal 2018, dall'agosto 2018. E anche gli indici americani salgono. Non è vero
che è inversamente correlato all'inflazione, andate a vedere tutti i libri sacri dell'intermarket, invece è legato più spesso positivamente all'inflazione. Adesso è in recupero, però andiamo a vedere, abbiamo nel recente passato, quando è che è stato fatto l'ultima espansione Ma monetaria? questa che grafico, questo è grafico settimanale. Settimanale, certo, Ok. l'ultima espansione monetaria è stata fatta nel 2009, 2010, 2011. Guardate l'oro per quanto tempo è salito per fino a settembre del 2011, quindi è salito per oltre 2 anni dopo l'espansione monetaria. Ecco, Sì. ricordatevelo, non credo che sarà differente. Non sarà Bene. differente, quindi l'oro secondo me è ancora long. È ancora long. Non solo, c'è Sì. una cosa in più che ancora l'oro non sconta. Il fatto, guardate caso, qual è la nazione che ha fatto più vaccini? Israele. Sì. Dov'è che sono iniziati i primi conflitti? Ma guarda caso proprio là. Sì. Guardate che quanto più verranno fatti i vaccini e tanto più si va verso la normalità e tanto più ritorneranno esattamente e forse ancora più di prima delle tensioni internazionali enormi e loro lo sappiamo benissimo che è un rifugio. In Quindi, quei casi, e non lo soprattutto sta in quei casi. scontando questo ancora. Secondo me non lo sta ancora scontando. E quando ci sarà, perché Cina e Stati Uniti andranno alle strette, è solo questione di tempo, succederà quando l'America avrà finito di vaccinare tutta la popolazione, accadrà. Quindi tenete conto il dato dei vaccini negli Stati Uniti, quando hanno fatto 350 milioni, attenzione che succede il patatrac internazionale. E quindi ritorneranno le tensioni internazionali, sono state messe sotto un tappetino solo per la questione del Covid, ma ritorneranno tali e quali a prima, se non maggiorate. E l'oro è un rifugio, quindi per me oro long. Sempre grazie a Eugenio Sartorelli per le sue analisi e per i suoi approfondimenti. Eugenio, buon fine settimana, insomma, riprenditi dalla seduta di ieri su cui hai Ancora. scherzato, e quindi, insomma, anche da questo punto di vista ti ringraziamo, anche perché riusciamo sempre a fare dei discorsi, insomma, con un po' di leggerezza che non guasta mai, insomma, anche a fronte di situazioni magari particolari e, insomma, pesanti, come può essere stata la seduta di ieri. Grazie ancora e a presto, Eugenio. Ciao a tutti, lunga vita alle cripto.